Voi dovete imparare ad andare avanti, a prescindere da ciò che accade, in ogni caso. Le cose si faranno sempre più difficili. Non vi potete bloccare ogni volta che avete paura. Che cosa farete quando non sarò più tra voi? Stiamo cercando di capirlo. Sì, ma possiamo fare di meglio, sì. Noi faremo di meglio. Maestro, Filippo ha detto che il Battista ha dato ai suoi seguaci una preghiera in aggiunta alle preghiere tradizionali. Pensi di poterlo fare anche tu? Sì, vorrei approfondire i tuoi insegnamenti quando sei via da solo. Adesso vi comportate da veri discepoli. Così sì che mi piacete. La preghiera è il primo passo per predisporre la mente e il cuore. Per questo io mi ci dedico spesso. Allora insegnaci a pregare come fai tu. Per favore. Quando preghiamo, è bene cominciare con il riconoscere nostro Padre in cielo e la sua grandezza. Allora potete dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. E vogliamo seguire il volere di Dio e non il nostro. Allora diciamo: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. E allo stesso modo qui.